Mi occupo dello sviluppo di due servizi di CRIF a livello internazionale, ovvero le business information e il recupero crediti. CRIF nasce, una azienda italiana che nasce a Bologna nell'88 e nasce come primo credit bureau italiano. Dopodiché si diversifica con vari servizi per cui sostanzialmente è abbastanza difficile riuscire a definire di cosa si occupa in toto CRIF. Una cosa che possiamo dire è che CRIF supporta le istituzioni finanziarie, le istituzioni assicurative e le aziende nella gestione del loro processo di credito in sostanza. Ultimamente, anche alla luce dell'orientamento, del forte orientamento che stanno avendo le banche e le aziende in generale verso l'outsourcing, CRIF sempre più frequentemente si occupa di gestire delle parti, dei processi, delle banche o delle aziende. O addirittura a volte di gestire completamente questi processi. Quindi in sostanza supporto le aziende, le banche con sistemi informativi, con soluzioni informative e con soluzioni di outsourcing. In maniera un po' più concreta forse riesco a darvi due esempi calzanti per il mercato aziende in sostanza. Mettiamo, allora, per quanto riguarda le informazioni, quindi supporto informativo, soluzioni informative, possiamo prendere esempio la classica azienda italiana che nel suo processo di internazionalizzazione, quindi un'azienda che approccia un mercato sconosciuto con dei partner sconosciuti, ha bisogno di conoscere questo mercato, quindi probabilmente per mitigare il rischio di credito. CRIF in questo senso può supportare queste aziende, ad esempio con delle soluzioni che possono essere ad esempio delle liste di marketing per fare una prima cernita dei partner, quindi clienti o dei fornitori. Dopodiché può anche fornire dei report molto più dettagliati e approfonditi su questi clienti o fornitori. E così facendo permette al cliente italiano che non conosce quel mercato di scegliere il giusto partner in sostanza. Servizi di outsourcing, un altro esempio può essere quello di un'azienda che sempre nel suo processo di internazionalizzazione, sempre nello stesso mercato sconosciuto, ahimè, si trova a che fare con un cliente che non rispetta gli impegni di pagamento. Allora, a quel punto CRIF può occuparsi per conto dell'azienda, quindi prende in outsourcing l'attività di recupero crediti. Attività di recupero crediti a 360 gradi, che vuol dire la possibilità di partire con attività di recupero stragiudiziale, quella che noi chiamiamo soft collection, che viene effettuata tramite, diciamo, tentativi di recupero telefonici o anche visite sul posto. Per poi arrivare, anche se noi non ce la guidiamo mai perché comporta anche costi più alti, che sono quelli naturalmente che bisogna sostenere con i tribunali, dicendo, di recupero legale.